Pagine di libro come un ponte sul mare. Si chiama Europa Mediterraneo, la rassegna con la quale Passaggi Festival, l'evento dedicato alla saggistica in calendario a Fano dal 18 al 25 giugno, apre anche quest'anno una finestra sulla letteratura balcanica. Quattro le presentazioni librarie, tutte in programma dalle 23 alla mezzanotte nell'ex chiesa di San Francesco, monumento a cielo aperto nel centro storico della città. Questa è una rassegna che guarda soprattutto agli scrittori, alle autrici, agli autori dei Balcani, ma non solo. Quest'anno avremo tre scrittrici e uno scrittore, due serbe e due albanesi. Il nome su cui cade l'attenzione è quello di Tom Kuka, uno scrittore albanese. Tom Kuka, tra l'altro, spesso è in Italia, perché Kuka pochi giorni fa ha ricevuto uno dei premi letterari più prestigiosi che ci sono in Europa, che è il premio dell'Unione Europea per la letteratura. Quindi per noi è un onore portare a Fano, tra l'altro presentiamo il libro in anteprima nazionale, portare a Fano Tom Kuka. Altro incontro significativo, prosegue il direttore del festival, sarà quello del 22 giugno con Vera Bekteci, scrittrice settantenne nata a Tirana, che racconterà una storia drammatica. Racconta la sua prigionia, la storia della sua famiglia, della sua prigionia durante la dittatura di Enver Hoxha. Quindi una storia particolare e interessante. Il 23 avremo, il 23 giugno, sempre dalle 11 a mezzanotte, avremo una scrittrice serba, Tatjana Simic, che racconta una storia d'amore. Racconta una storia d'amore tra un ragazzo serbo e una ragazza albanese. Quindi, diciamo così, un Romeo e Giulietta nei tempi moderni, nella sanguinosa guerra della Jugoslavia e dei Balcani. Il 24 ci sarà Tom Kuka con L'ora del male e il 25 giugno chiude questa rassegna di narrativa e di saggistica, perché sono anche libri biografici, come abbiamo visto quello della Bekteci, ma anche questo di Marina Lalovic, si intitola La cicala di Belgrado. Marina Lalovic è un nome che probabilmente a qualcuno è già noto, perché Marina Lalovic è una conduttrice di Rai Radio 3 e giornalista anche di Renews 24. Parla e ritorna alla sua città, Belgrado. Quindi ecco, una piccola rassegna, non voglio dire una rassegna di nicchia, però sicuramente per chi ama incontrare in questi orari anche molto particolari scrittori che sono tra i più affermati in Europa.